siamo a Monteurano, tra poco prenderà il via la prima giornata del campionato italiano Master Strada Federazione Ciclistica Italiana. L'organizzazione è affidata al team Studio Moda del presidente Enzo Maglianesi. Questa gara, questo campionato italiano, torna a distanza di 5 anni proprio nella cittadina calzaturiera. 5 anni fa proprio il team Studio Moda organizzò questa manifestazione, lo scorso anno poi ha proposto il campionato italiano medio fondo, ha proposto anche il campionato regionale FC a Petritoli. Insomma, team Studio Moda a livello organizzativo che è sempre anche vicino ai più piccoli, e quest'anno tornerà ancora la classica per giovanissimi a Grotta Zolina il prossimo 6 agosto. Ma adesso concentriamoci sul campionato italiano, perché le prime categorie a prendere il via saranno i Master 7 e Master 8, poi troviamo anche, per quanto riguarda le donne, Master Woman 1, Master Woman 2, Master Woman 3 e anche l'Elite Master. Dunque saranno 4 titoli al femminile e 2 al maschile che inaugureranno questa prima giornata del campionato italiano Master su strada. Si gareggia su un circuito di 18 km da ripetere 3 volte. La prima gara si svolgerà sulla distanza di 54 km. Siamo in via Papa Giovanni XXIII a Monteurano, dove tra poco prenderà il via la gara riservata, dicevamo, alle categorie Master 7 e Master 8. Poi troviamo anche Elite Master Woman, Master Woman 1, 2 e 3. Al via troviamo 56 corridori provenienti da tutta Italia. Questa è la scorta tecnica che seguirà la gara. Questo è il direttore di corsa Enzo Amantini, che sta parlando con i suoi collaboratori, corridori che vanno a schierarsi per quella che è la prima partenza. Ci sarà un tratto ad andatura controllata verso il chilometro zero, dopo 6 km dalla partenza, e lì il via ufficiale. Vediamo le maglie del team Studio Moda, quella di Giovannino Lattanzi, che la settimana scorsa in Slovenia ha trovato il lascia passare per il mondiale vincendo la sua prova di categoria. Tutto ormai pronto dunque per la partenza di questa manifestazione Master 7 per Giovannino Lattanzi, l'atleta di Servigliano, che dopo il podismo ha ottenuto anche grandi successi a livello ciclistico, l'ultimo lo scorso anno con la conquista del campionato del mondo per categoria dopo averlo conquistato a Stavelot nel 2015. Questo è Adriano Spinozzi, servizio team Radio Informazioni, gruppo ciclistico, gruppo sportivo Capodarco, che ci darà naturalmente tante informazioni su quella che è la gara. Siamo per muoverci ad andatura controllata, Master 7, Master 8, Elite Woman, Master Woman 1, 2 e 3. Si parte alla ricerca del chilometro zero, sono 56 i corridori al via. Si parte in un orario un po' strano, sono le 13, fa abbastanza caldo, ma gli orari vanno rispettati. Siamo alla partenza, alla chilometro zero già effettuata, con la macchina precorsa, con il direttore di corsa Enzo Amantini che scende dalla vettura con in mano la bandierina rossa. Si parte in questo momento, dunque prende il via il campionato italiano Master, organizzazione da parte del team Studio Moda. Quest'oggi dunque ci saranno 8 maglie tricolori da assegnare, in questa prima gara addirittura ne sono 6. Davanti vediamo con il numero 33 Daniela Maria Cannone, la portacolori della Sport Web Sicilia, gruppo compatto molto allungato in questo avvio di gara subito molto forte. Si pedala forte nel tratto pianeggiante che ci conduce a Campiglione di Fermo, dove i corridori affronteranno per la prima volta la salita che li porterà a Monteurano. Vediamo le prime pedalate nel tratto pianeggiante degli atleti che sono in gara. Maglia adesso del team Studio Moda, crediamo dorsale 71, si tratta di Daniele Marcelletti, che va subito all'attacco. Si forma intanto un drappello di 3 unità sotto la spinta di Marcelletti, sono Verdini e Musti, ma il gruppo è lì molto vicino, pronto a ritornare compatto. Dunque Marcelletti, Verdini e Musti. Entriamo adesso in salita, qualche problema meccanico per un atleta proprio sulle prime rampe di salita. Intanto i corridori iniziano a salire verso Monteurano per la prima volta
Intanto c'è un problema al cambio per il dorsale numero 4, Sara Ciapetti della Giant di RTSD. Questa è la maglia della SBT Team del dorsale 48, si tratta di Monica Pacchioli. Questa invece è la testa del gruppo che sta salendo verso Monte Urano, gruppo compatto fino a questo momento, mentre si sale per la prima volta verso Monte Urano con la categoria Master 7, Master 8, Elite Master Donne, Master Woman 1, 2 e 3. Dunque sono 4-6 le maglie, intanto scollinano i corridori, sono le maglie del team Studio Moda nelle prime posizioni, si volta verso Monte Urano. Attenzione, siamo per andare in zona arrivo a completare quello che è il primo giro per questa prima gara per quanto riguarda i campionati italiani master di ciclismo. Dorsale 73, quello di Roberto Dorigoni della Hunter Brau Caffè nelle prime posizioni, anche il dorsale 57, Wilmo Kleisen della System Car Coedil. Si avvantaggiano dei corridori prima del passaggio, attenzione, ci avviciniamo al passaggio numero 1 con qualche corridore che si è avvantaggiato, si è formato un terzetto al comando poco prima del passaggio a Monte Urano in via Papa Giovanni 23esimo. Eccolo il terzetto al comando con Salvatore Ambra, Roberto Dorigoni e Wilmo Kleisen che transita in questo istante a un vantaggio di 15 secondi rispetto al gruppo inseguitore. Siamo a due giri dal termine, ecco il gruppo che transita con un ritardo di 15 secondi rispetto ai tre al comando, che ripetiamo, li vediamo adesso impegnati in un tratto duro, sono Ambra, Dorigoni e Kleisen. Eccoli qui i corridori impegnati in questo tratto duro, qualcuno ha perso le ruote e vediamo il dorsale 73 al comando, Roberto Dorigoni, Hunter Brau Caffè, che si è avvantaggiato anche rispetto a quelli che erano i suoi compagni di fuga. Rompi gli indugi, intanto Giovanni Lattanzi in testa al gruppo, prova a prendere la sua posizione. Attendiamo naturalmente le verifiche, le maglie del team Studio Moda davanti, rimane sempre comunque Roberto Dorigoni a comandare la corsa, mentre dietro iniziano le schermaglie per cercare di colmare il gap che si è venuto a creare proprio all'attacco del primo dei tre giri in programma. Siamo nel tratto pianeggiante in questo momento con il gruppo molto allungato alla ricerca di Campiglione. Eccolo qui Roberto Dorigoni, Hunter Brau Caffè ancora in testa. Torniamo a salire verso Monte Urano con Dorigoni al comando, dietro si stanno arrivando altri corridori, la maglia quella dell'Abitacolo Sport Club e poi il gruppo con Giovanni Lattanzi nelle prime posizioni. Lattanzi e Colagea a fare l'andatura sul gruppo. Vediamo cosa succede tra poco, se succederà qualcosa all'interno proprio della corsa. Dorigoni sempre molto attivo, l'atleta della Hunter Brau Caffè, questo è Giovanni Lattanzi, Dorigoni è lì, vediamo, c'è un quartetto al comando in questo momento, vediamo Lattanzi, vediamo Dorigoni, poi con il numero 60 Salvatore Ambra, eccolo Dorigoni, dorsale 73 al comando, sta per transitare per la seconda volta a Monte Urano, ha un vantaggio di 45 secondi su questo drappello di inseguitori con Colagè, Lattanzi, Ambra, Bigiarini e poi arriva un altro drappello alle spalle di Dorigoni che è al comando. Siamo al suono della campana, attenzione, ultimo giro per Dorigoni che è transitato con un vantaggio di 45 secondi su Filippazzi, Ambra, Lattanzi e Colagè e c'era anche Bigiarini, questi più immediati inseguitori con un ritardo di 45 secondi dalla battistrada Roberto Dorigoni. Torniamo a salire verso Monte Urano, siamo alle spalle del gruppo, questi sono gli inseguitori Colagè, Lattanzi sulla salita e questo invece è la battistrada Roberto Dorigoni che va a vincere sul traguardo di Monte Urano. Roberto Dorigoni a braccia alzate, Hunter Brau Caffè poi al secondo posto, arriva Stefano Colagè
Team Bike Emotion, terza piazza per Salvatore Ambra, Euronics Team. Arriva al quarto posto Giovanni Lattanzi, Team Studio Moda. Arrivano altri corridori, questo è Luigi Filippazzi, chilometro zero ASD, all'arrivo. Poi sta per arrivare anche Alberto Bigiarini, eccolo che arriva in questo istante, sesta piazza per lui, della Cicli FF, Bigiarini. Poi arriva Musci, stanno per arrivare anche Grisenti, Galmozzi, ecco il gruppo regolato proprio da Grisenti. Dunque successo per Roberto Dorigoni, successo che gli vale anche la maglia di campione italiano Master 7. Roberto Dorigoni che ha preceduto Coulager, Salvatore Ambra, Giovanni Lattanzi e Luigi Filippazzi. Vediamo se riusciamo a darvi adesso anche il responso per quanto riguarda le maglie assegnate. Nella categoria Elite Woman Sport, campionessa italiana Morgana Grandonico Cycling Bro. Nella categoria Master Woman 1, campionessa italiana Alessandra Carlini, Team Battistini Amici della Bici. Categoria Master Woman 2, Elena Cairo, Tranchese Cycling. Master Woman 3, Team Fausto Coppi Ferminiano, Michela Gorini. Categoria Master 7, Roberto Dorigoni, Hunter Brao Caffè. Categoria Master 8, Roberto Grisenti, sempre della Hunter Brao Caffè. Questi sono i campioni italiani della prima gara. Tra poco partiranno anche i Master 5 e Master 6 per completare questa prima giornata. Master 5 e Master 6, sono presenti anche Andrea Capelli, responsabile struttura amatoriale nazionale. Abbiamo visto anche Massimo Romanelli, vicepresidente regionale Federazione Ciclistica Italiana, comitato regionale. Johnny Di Cintio, responsabile regionale struttura amatoriale FC Marche. Ed è proprio Massimo Romanelli che sta per abbassare la classica bandierina a scacchi, la abbassa in questo momento Massimo Romanelli e dà il via anche alla gara riservata alle categorie Master 5 e Master 6. Si gareggia sulla distanza di 75 km. Prende il via la seconda gara della prima giornata, 75 km, siamo al chilometro zero. Adesso, prima della partenza, saranno 4 giri in pratica da percorrere. Scende dall'auto Enzo Amantini per dare il via. Si parte in questo istante. Partenza anche per la categoria Master 5, Master 6, via dato da Massimo Romanelli, il vicepresidente regionale Federazione Ciclistica Italiana. Saliamo subito da Campiglione verso Monte Urano con il gruppo compatto in questo avvio di gara, gruppo compatto ma molto allungato. Sono partiti 71 corridori impegnati sulla distanza di 75 km. Qui c'è un attacco. Sono Miniello e Stoppa che vanno all'attacco in questo avvio di salita. Miniello dorsale 66, Stoppa dorsale 62. Questo è il gruppo che insegue. Stoppa è della Velo Plus, Miniello invece è il portacolori della Aleci Pollini. Stiamo salendo verso Monte Urano. Eccoli, passiamo prossimi al passaggio al primo giro. Ripresi gli attaccanti prima del passaggio. Eccoli i corridori impegnati a salire verso Monturano con il gruppo praticamente compatto dei 71 atleti al via. Gruppo compatto, passaggio che è già stato effettuato. Stiamo uscendo da Monturano, intanto si avvantaggia ancora un corridore, è il dorsale 55 che prova a fuoriuscire dal gruppo. Si tratta di Alessandro Locatelli, attenzione, attacco di Alessandro Locatelli. Siamo al termine del primo giro, ancora primo giro non effettuato, Locatelli al comando, Alessandro Locatelli. Adesso siamo a 3 giri dal termine, al passaggio Alessandro Locatelli della newsciclismo.com aveva 30 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori. Dunque Locatelli, Alessandro Locatelli al comando al primo passaggio con 30 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori. Eccolo il gruppo, vediamo anche le maglie del team Studio Moda. Locatelli dunque al comando al primo giro, vantaggio di 30 secondi sui più immediati inseguitori. Vediamo se qualcuno riesce a portarsi
su Locatelli. Vediamo se qualcuno riesce a riprendere il fuggitivo. Torniamo nel tratto in salita che ci conduce a Monte Urano con il gruppo e vediamo davanti se succede qualcosa. Telecamere però rimangono qui, segno evidente che Locatelli è stato raggiunto e il gruppo è tornato in formazione compatta. Gruppo compatto dunque, Locatelli raggiunto, vediamo la moto del team Capodarco. Locatelli è stato raggiunto, esaurito dunque il suo tentativo. Gruppo compatto, si sale ancora per la seconda delle quattro volte verso Monte Urano. Stiamo parlando dei Master 5 e Master 6, stiamo arrivando a Monte Urano, questo campionato italiano Master su strada organizzato dal team Studio Moda del presidente Enzo Maglianesi. Saliamo verso Monte Urano, tra poco saremo in zona arrivo, prossimi al passaggio numero 2. Secondo passaggio dunque, vicinissimi al passaggio, si è leggermente avvantaggiato Luciano Pasquini al comando, due giri al termine, sposto il cartello in questo momento dell'associazione dilettantistica Max Lelli, eccolo leggermente avvantaggiato. Poi arrivano Ruggero Cutini Calisti, team Studio Moda, che guida il gruppo davanti ad Ubaldo Ancone, Stefano Miniello, Marco Stoppa, Mario Bastianelli, Luigi Irco, Luigi Tarchini e via via tutti gli altri. Questo è il secondo passaggio con Pasquini leggermente avvantaggiato rispetto al gruppo, ma pochi secondi. Eccolo ancora Pasquini inquadrato in questo momento. Ancora a un buon margine di vantaggio Pasquini rispetto ai più immediati inseguitori. Ecco il gruppo nel tratto pianeggiante al secondo passaggio, dunque Pasquini era al comando. Si sale ancora verso Monte Urano, da Campiglione saliamo verso Monte Urano, inizia adesso la vera e propria gara, vediamo cosa succede in questo momento della contesa Master 5 e Master 6 campionato italiano qui a Monte Urano. E qualcuno perde inevitabilmente le ruote, adesso la gara si fa dura, i ritmi sono più serrati, vediamo che qualcuno in testa al gruppo pedala molto bene, altri sono fuoriusciti. Attenzione, c'è un tentativo d'attacco, vediamo vari drappelli al comando, vediamo, questo è un quartetto. Poi risaliamo le maglie dell'Air Gallery Cycling Team. Ancora la nostra telecamera che risale verso la testa della corsa. Attenzione, perché qui la situazione si fa veramente molto calda in questo momento della gara. Due uomini provano ad evadere dal gruppo. Attenzione, perché la situazione è sempre molto molto fluida. Vediamo due atleti al comando. Uno è Vladimiro D'Ascenzo, Air Gallery Cycling Team, l'altro dovrebbe essere Antonio Borrelli della Bike Sport Team. Eccoli due al comando in questo momento, dorsale 53 e Antonio Borrelli, dorsale 77, Vladimiro D'Ascenzo. I due se ne vanno, attenzione, siamo al passaggio numero 3 con Borrelli e D'Ascenzo al comando in solitario, i due stanno per transitare al suono della campana. Poi vi daremo anche il riscontro cronometrico per quanto riguarda il passaggio. Borrelli davanti, vediamo D'Ascenzo dietro, siamo per transitare. Qui si è formato un drappello alle spalle dei due battistrada. Eccolo il passaggio, sono 25 secondi di vantaggio per D'Ascenzo e Borrelli nei confronti di Tarchini, Socciarelli, Locatelli, Solina. Poi troviamo Nicola Loda, poi troviamo anche Renzo Mele. Questi sono i più vicini inseguitori, sono 2, 4, 6 inseguitori del tandem di testa formato da D'Ascenzo e Borrelli. Dunque ad inseguire troviamo Tarchini, Socciarelli, Locatelli, Solina, Loda e Mele. Questi sono i più immediati inseguitori del tandem di testa formato da Borrelli, portatore della Bike Sport Team, e da D'Ascenzo della Air Gallery Cycling Team. Eccoli nel tratto pianeggiante, Borrelli a fare l'andatura, D'Ascenzo sulla sua ruota. D'Ascenzo ha vinto tante maglie tricolori in carriera, ma anche oggi vuole essere protagonista per l'Air Gallery Cycling Team. Il corridore, il Cobra di Bellante, si è posto alla ruota di Borrelli affrontando l'ultima ascesa. Questi sono i
5 più immediati inseguitori Tarchini, Sociorelli, Locatelli, Solina e Lode, e Loda ha perso contatto Mele, quindi sono in 5 a inseguire. Abbiamo detto sono Tarchini, Sociorelli, Locatelli, Solini e Loda, ma davanti ora D'Ascenzo impone un ritmo forsennato, chiede il cambio a Borrelli, cambio che gli viene accordato. Ora è ancora D'Ascenzo a fare ritmo, si volta, non vede nessuno Vladimiro D'Ascenzo, il Cobra di Bellante sta salendo davvero forte, dietro ecco i più 5 più immediati inseguitori, sono Tarchini, Sociorelli, Locatelli, Solina e Loda. Nicola Loda, ex corridore professionista, le Marche gli hanno portato bene in tante occasioni, oggi però non riesce a fare la differenza nell'inseguimento del tandem di testa, adesso inquadrato con D'Ascenzo davanti e con Borrelli alla sua ruota. Attenzione, ci stiamo avvicinando all'arrivo conclusivo, e ancora D'Ascenzo, vediamo i due si studiano, parte la volata con Vladimiro D'Ascenzo davanti, Vladimiro D'Ascenzo davanti, e però rimonta Borrelli, D'Ascenzo, Borrelli, D'Ascenzo, Borrelli, photo finish. Ci vuole il photo finish per decretare il vincitore sul replay che andiamo a vedere in questo istante. Il successo va a Vladimiro D'Ascenzo per un centesimo davanti ad Antonio Borrelli, terza piazza per Tarchini, poi Locatelli, Solina, Loda, arrivano in quest'ordine alle spalle del vincitore, si alzano le mani perché ci sono svariate categorie. Il, naturalmente la vittoria di D'Ascenzo al photo finish, mentre nella categoria Master 6 la maglia tricolore andrà sulle spalle di Carlo Sociarelli della Team Bike Emotion. Dunque D'Ascenzo per la categoria M5, Sociarelli per la categoria M6 sono i nuovi campioni italiani, titolo che è arrivato in questa seconda gara della prima giornata qui a Monte Urano per quanto riguarda il campionato italiano Master su strada, con D'Ascenzo che ha battuto al photo finish Antonio Borrelli, mentre Sociarelli della Team Bike Emotion nei Master 6 si è laureato campione d'Italia. Adesso lasciamo spazio naturalmente alle interviste realizzate al termine della prima giornata, e tra poco andremo a commentare anche quella che è stata la seconda giornata di gare qui a Monte Urano. Moira Caningola, primo cittadino di Monte Urano, si è chiusa la prima giornata del campionato italiano Master organizzato dal team Studio Moda, bella manifestazione, tanta partecipazione, due belle gare intense fino alla fine, una addirittura decisa al photo finish per una giornata che proseguirà anche domani e per una due giorni che ha qualificato ancora una volta Monte Urano come il paese delle due ruote. Sì, devo dire che anche in questa occasione il paese ha risposto benissimo ad una organizzazione che mi piace definire perfetta, perché Enzo Maglianesi con il suo team ha veramente organizzato due giornate di sport importanti, che ha messo ancora una volta in evidenza la passione e la tradizione ciclistica del nostro comune, e che soprattutto ha di nuovo fatto vedere a tutti, diciamo, le bellezze del nostro territorio, che Monte Urano può vantare, ma che può vantare, diciamo, all'interno di un territorio provinciale molto apprezzato, e che con un sole splendido come quello di oggi sono state messe veramente in grande rilievo. E poi c'è tutta la parte sportiva che, come avete visto, è veramente uno splendore, insomma, vedere e seguire, insomma. Quest'anno non ci siamo fatti mancare niente a Monte Urano, perché prima il ricordo di Brandino Trocchianesi con la gara nazionale con valenza internazionale per dilettanti elite under 23, poi più piccoli nella zona industriale, oggi i Master con il campionato italiano, possiamo dire tanta roba. Tanta roba, è un degli eventi sportivi a cui non solo noi come amministrazione, ma tutta la cittadinanza veramente tiene e aspetta con piacere, e segnano, diciamo, delle tappe importanti nella nostra primavera e nella nostra estate, per cui io mi auguro che, nonostante le tante difficoltà che stiamo vivendo nel contesto internazionale e nazionale, spero che appunto quello dello sport sia uno strumento importante per una rinascita e per un sollievo, diciamo così, che possiamo dare alla cittadinanza tutta, perché comunque sono dei momenti di crescita di una comunità che non dobbiamo sottovalutare, che anzi ai quali dobbiamo veramente dare sempre più importanza.
Massimo Romanelli, vicepresidente Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale, si è chiusa la prima giornata di questo campionato italiano Master qui a Monteurano, due belle gare, una bella manifestazione, tanta partecipazione da tutte le regioni italiane, abbiamo visto sia dalla Lombardia che dalla Sicilia, per fare un raffronto anche a livello geografico, davvero una bellissima partecipazione, questo è lo spirito che deve accomunare i ciclisti in gara. Ma credo che hai toccato tutti i punti di soddisfazione di questa giornata, in primis l'organizzazione del Team Studio Moda con Enzo Maglianesi in testa, il presidente, con la consueta accoglienza che ci riserva il comune e l'autorità di Monteurano, che voglio ringraziare. Monteurano è una città che ha una storia ormai plurisecolare, possiamo dire, per quanto riguarda il ciclismo, perché davvero da più di un secolo c'è traccia di ciclismo a Monteurano, quindi qui diciamo che il ciclismo è veramente un po' a casa sua. E dicevo, tra i punti di soddisfazione di questa prima giornata ci sono certamente l'organizzazione, certamente il numero di partecipanti, che nelle due giornate è importante, e poi, ecco, come dicevi tu e sottolineavi giustamente, vengono da tutte le regioni d'Italia, quindi davvero un vero campionato italiano degno della maglia prestigiosa che si andrà a segnare, la maglia della Federazione Ciclistica Italiana, con un livello poi degli atleti davvero davvero importante, tanti ex agonisti, quindi davvero un'organizzazione degna veramente di un campionato italiano. Ecco, hai parlato del Team Studio Moda, 5 anni fa il campionato italiano Master su strada sempre a Monteurano, lo scorso anno il campionato italiano medio fondo, il campionato regionale a Petritoli, la gara per ragazzini, una società che si sta impegnando tanto a livello organizzativo e lo fa nel miglior modo possibile. Sì, il Team Studio Moda ormai è una garanzia sia per le gare di livello nazionale, e questo è stato ampiamente riconosciuto con l'assegnazione ormai al terzo campionato italiano che viene assegnato alla società, sia a livello regionale con l'attività importantissima che fanno sia nell'attività master ma anche e soprattutto con l'attività giovanissimi, quindi diciamo che è un po' per noi un laboratorio di quello che noi veramente cerchiamo nelle nostre società amatoriali, quindi la vicinanza con il mondo giovanile. Diciamo che il Team Studio Moda su questa direttiva ci ha seguito da sempre in pieno e di questo li ringraziamo. Enzo Maglianesi, presidente del Team Studio Moda, se n'è andata la prima giornata di questi campionati italiani Master che tornano a Monteurano a distanza di 5 anni, davvero una bella soddisfazione a livello organizzativo, due belle gare contraddistinte anche da ottime prestazioni da parte degli atleti. Sì, sono state due belle gare, abbiamo avuto un bel afflusso di atleti, sono venuti atleti quasi da tutta Italia. Quindi è stata una bella partecipazione a carattere nazionale. Parliamo anche della sua squadra, perché in gara 1, quella per i Master 7, Master 8 e donne, Giovanni Lattanzi è giunto al quarto posto, ti aspettavi qualcosina in più? Sì, ci credevamo in Giovanni, ma però non tutte le giornate sono uguali, quindi complimenti al vincitore, un quarto posto è sempre un bel quarto posto. Intanto si pensa già alla giornata di domani, tra poco naturalmente ci saranno le premiazioni, ma già si pensa a domani. Domani due splendide gare, una alle 8:30, una alle 10:30, per completare una 2 giorni unica e irripetibile. Voi siete stati per 2 volte organizzatori di questa manifestazione, lo scorso anno avete fatto anche il campionato italiano medio fondo, vi siete contraddistinti negli anni con i vari campionati regionali, uno sguardo sempre legato ai ragazzini, il Team Studio Moda a 360 gradi funziona nel miglior modo possibile. Sì. E domani, ecco, l'ultima giornata, penso che sia anche domani due belle gare per Viene Fuori, di cui la gara quella più giovane, l'ultimo giro, devono fare un bello strappo, quindi vediamo chi vincerà. È la prima volta che mettiamo questa salita. I giovani sì, stanno andando benissimo, è un bel gruppo di bambini che sono affiatati tra di loro, si cercano, e questa qui è la realtà dei giovanissimi che vogliamo noi come società. Ti ringraziare per questa splendida organizzazione. Ringrazio sempre il comune di Monteurano che ci è sempre vicini, il sindaco Moira che ci è stata sempre vicina su ogni nostra partecipazione. E ringrazio sempre la federazione che ci ha messo a disposizione, ci ha dato una mano per poter organizzare questo campionato italiano.